Eccoci, allora ho il piacere e l'onore di aprire con Silvana Giacobini, una donna eccezionale a dir poco, che voglio molto bene da tanti anni, già direttrice di giornali, opinionista televisiva, conduttrice televisiva, grande scrittrice, diversi dei suoi libri sono diventati dei film. Insomma, ha giustamente appreso dalla vita, è stato un esempio, tutto quello che voleva ed è un esempio per le generazioni, come modello di donna, una donna che è riuscita a realizzare i propri sogni, una donna che è riuscita a essere, proprio l'altro giorno, non so se avete visto su Rai 1, l'amico Santo Versace con Giulio Base, tuo caro amico, ha fatto il film su Margherita Hack. Ecco, anche Margherita stimava molto Silvana e credo che potesse essere nella stessa linea, cioè donne che sono riuscite a realizzare qualcosa per le donne, donne per le donne, ecco. Ecco perché dico che sono felice e onorato di averla come amica, da tanti anni ci conosciamo, siamo qua per un'evenienza importante, l'8 marzo, l'arte delle donne, che apre con delle opere meravigliose, infatti ringrazio, facciamogli, fatevi un applauso tutti assieme perché sono meravigliose, da ogni parte d'Italia, dall'estero. Ringrazio il Corriere Mattino 5, Paolo Ligo, insomma le varie testate giornalistiche, televisive per l'attenzione, Sky, Canale Italia, TG Italy, Vito Monaco, la varia informazione, perché l'arte è contro la violenza, qualsiasi tipo di arte è contro la violenza, dove c'è arte non ci può essere nessun tipo di né forzatura ma nemmeno aggressione, diciamo. Il premio Tamara di Lempiccica, una grande donna modello, non a caso c'è Silvana Giacobini che in quella linea là, dove le donne decidono il proprio destino, le donne sono autrici, autori di ciò che vogliono che accada nella loro vita, quindi riescono a vivere con netta consapevolezza il proprio io, il proprio essere. Questo è importante perché a volte la vita ci sfugge di mano e invece Silvana ha testimoniato che è possibile coniugare delle cose. Ecco perché dico è un modello di, non solo per le donne, anche per gli uomini. Poi sei molto amata perché hai diretto Chi, di Vedonna, hai fatto tante testate, sei molto amata, hai sempre il pubblico tuo da tanti anni. Quindi quanto è importante l'arte per le donne e le donne per l'arte? Una doppia domanda. Guarda, ti ha risposto con delle parole bellissime il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, proprio oggi, il giorno 8 marzo 2024, dicendo che l'arte delle donne è forse la risposta che ci possiamo dare quando ci chiediamo con grande attenzione e con grande dolore a volte e con grande determinazione sempre, che cosa si può fare contro la violenza di genere. E nello stesso tempo, secondo obiettivo importante per l'8 marzo, ma per tutti i giorni dell'anno, come dico io, perché la festa delle donne deve essere consapevolmente tutti i giorni, domani, dopodomani, tutti i giorni, tutti i mesi dell'anno e poi l'anno ancora. Così solo potremmo avere il rispetto che è giusto avere come persona, perché non è il rispetto verso la donna, ma il rispetto verso la persona, verso il cittadino, verso colui che vive nel nostro mondo civile. Questo è quello che la donna chiede e che deve ottenere, perché la violenza di genere continua. Ci sono dei dati, anche questi dati in questi giorni, dal Ministero proprio dell'Interno, per cui nel 2023 sono state uccise 120 donne, di cui 64 dall'ex marito, dall'ex compagno, dal marito, dal compagno, comunque da colui che magari all'altare aveva detto di sì alla domanda e alla risposta che ha dovuto dare, saremo uniti finché la morte non ci separi, punto, la tua, aveva pensato forse già in quel momento. Allora, mi sono chiesta, ma 64 donne, quante sono? E ci sono dei comuni italiani che hanno 64 abitanti, come se all'improvviso nella quotidianità arrivasse un esercito non meglio identificato di uomini che spazzasse via tutti gli abitanti, vecchi, giovani, bambini, anziani e donne naturalmente. E che cosa succederebbe se uno di questi comuni, ce n'è uno vicino Pavia e un altro vicino Torino, con 64 abitanti, fossero spazzati via? Che cosa succederebbe? Ci sarebbe una rivolta? Ci sarebbe una rivoluzione? E perché no
contro le 64 del 2023 uccise? Ecco, questa è una domanda che ci facciamo. Oggi è la festa delle donne. La festa non può essere coperta da parole pesanti come quelle che sto usando io. Però nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra coscienza, queste parole esistono, devono esistere, esisteranno sempre e sempre ci sarà la possibilità di vincere questa situazione. Forse le parole di Mattarella sono importanti. L'arte, uno dice, ma l'arte a che cosa può servire? È importantissima, è solo l'unico messaggio che noi possediamo, esseri umani, per poter elevarci dalla vita quotidiana e chiedere l'aiuto, il supporto di quella emozione meravigliosa che ci può dare un'opera, sia per chi la produce e la compie, e quindi è quella meravigliosa spersonalizzazione che tutte le artiste qui presenti, gli artisti, conoscono, cioè quel modo di non sentire, non vedere, non sapere, essere fuori e nello stesso tempo produrre. E poi l'emozione invece di chi le guarda e di chi viene appunto portato per mano attraverso lo sguardo in un mondo diverso da quello in cui può vivere, ma che nello stesso tempo di ritorno gli può dare la forza per credere nei grandi valori della vita. Ecco, quindi io finisco con questo messaggio di speranza che spesso perdiamo, almeno io lo perdo, perché dico, ma che cosa posso fare per aiutare le donne? Io ho delle rubriche, e c'è Diva e Donna, in cui arrivano lettere di tante persone che commentano, magari non testimonianze forti e di quello che hanno subito, ma di chi commenta e che è forte. E attraverso questo messaggio, questo continuo, avere il tu per tu con la vera realtà, forse noi potremmo avere la speranza che nelle famiglie, nella scuola, nella microsocietà, nella macrosocietà ci sia finalmente il no alla violenza. Grazie a tutte. Per la sua grande sensibilità che ha sempre dimostrato per i temi femminili. Da Paolo Liguori, Cristina Cattano e il sottoscritto. Eccola qui. Ringrazio moltissimo coloro che me l'hanno dato e ringrazio tantissimo le persone che mi vogliono bene, e sono per fortuna tante, e di questo sono emozionata e sempre grata e sempre stupita, e quindi lo ricambio con tutto il cuore, e soprattutto questo rappresenta tanto tempo dedicato al lavoro con entusiasmo e con il piacere di farlo anche quando le difficoltà sembrano insormontabili, però se c'è l'amore verso il proprio lavoro, anche i grossi ostacoli, non so come, si riesce e ci si trova dall'altra parte. E basta chiedersi, ma come è successo? Non fermarsi troppo e andare ancora avanti.